un protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e l'Istituto per Non Vedenti Domenico Martuscelli è stato sottoscritto questa mattina a Palazzo San Giacomo. Scopo dell'accordo è sviluppare forme di collaborazione in ambito sociale e rilanciare le attività dell'istituto commissariato nel 2015 dal Ministero dell'Istruzione per problemi economici. Il risultato che si deve portare nei prossimi anni non è soltanto un risultato di natura contabile, deve essere un risultato effettivo per erogare servizi innanzitutto ai non vedenti e agli ipovedenti e anche eventualmente estendendo la disabilità in generale. Da questo protocollo, che è un quadro normativo, ovviamente partiranno una serie di progetti, tra cui il primo è quello di aprire il parco alla cittadinanza, cercare di creare le condizioni per fare una serie di attività che possono essere utili, diciamo, per l'istituto ma anche utili per la cittadinanza di Napoli. L'istituto Martuscelli ha bisogno del Comune di Napoli e credo che anche l'istituto Martuscelli può dare molto in termini di politiche sociali per il Comune di Napoli. L'intesa prevede forme di cooperazione fra il Comune e l'Istituto, soprattutto per la progettazione di iniziative e attività rivolte alle persone non vedenti, ipovedenti o disabili. Noi siamo al fianco del Martuscelli, a fianco di tutte quelle attività che potremo potenziare insieme a favore dei non vedenti e degli ipovedenti, della disabilità in generale, ma della cittadinanza tutta. Percorsi che sicuramente sono volti al loro coinvolgimento e quindi anche in termini proprio di potenziamento di attività e servizi per loro, ma anche e soprattutto forse di coinvolgimento della cittadinanza, affinché poi la cittadinanza possa davvero partecipare di un cambiamento culturale, perché noi stiamo parlando anche di un cambiamento culturale nel welfare. Siamo molto contenti di questo lavoro di squadra tra la Fondazione e il Comune, in particolare l'assessorato al welfare e alle politiche sociali, perché è un segno concreto di immediata rinascita del Martuscelli. È stata una grande sofferenza nel tempo trascorso, adesso con l'avvocato Torino, il commissario, si sta facendo un lavoro importante, un gioco di squadra, è un'istituzione della città per i non vedenti e quindi credo che sia un segnale davvero importante che questa città anche nei momenti difficili è sempre vicino alle persone più fragili, agli ipovedenti, ai diversamente abili, alle persone in difficoltà e questo mi auguro sia anche il messaggio che verrà lunedì e martedì dal Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio, quindi nonostante il contesto flagellato da meteoriti istituzionali e da massicci finanziari che piombano sui nostri corpi, noi proviamo a non fare macelleria sociale.